Maradona arriva a Genova alle 12 con un volo privato. Il fuoriclasse argentino all'aeroporto Cristoforo Colombo, oltre la tramontana, trova un nugolo di giornalisti pronti a intervistarlo. E il Pibe dribbla tutti dicendo che le sue condizioni fisiche sono migliorate, ma che Sampdoria-Napoli se la vedrà dalla tribuna. Napoli-Sampdoria, senza di te però. Senza di me, speriamo di guarire il più presto possibile. Senti, hai parlato con Bianchi? No, io non dovevo chiarire niente con Bianchi, anche perché latte, io non ho parlato di Bianchi con latte, non so come ha fatto. Io gli ho offerto un caffè e lui si vede che ha preso il whisky. Ho capito, senti, ma come va la schiena? È meglio. Intanto Bianchi e Boscov in campo se la danno di santa ragione. La partita non è bella ma viva, come potrebbe essere altrimenti con quel vento da regata velica e quelle marcature pressing asfissianti a metà campo. La Sampdoria fa subito capire che vuole impostare una partita vincente e spinge con i suoi centrocampisti, anche se il pericolo maggiore nei primi minuti arriva da una involontaria deviazione di Renica, sulla quale è bravo Giuliani a sventare. Sull'altro fronte Napoli vive sugli spunti in contropiede di Careca di Carnevale, che partono da lontano senza però impensierire il portiere doriano. L'azione più bella al 43esimo e porta la firma di Vialli e di Dossena. Il centravanti della nazionale, dopo un bel triangolo, manda la palla fuori di poco, mettendo una gran paura anche a Maradona, che abbandona in anticipo la tribuna per andare negli spogliatoi. Sono andato per prendere i guanti perché fa un freddo di Napoli. Hai parlato con i tuoi compagni? No, ha parlato il mister, gli ha detto ai ragazzi che continuano così, è una partita dura. Ecco, per quanto riguarda i rapporti con Bianchi, sempre idilliaci o no? Sempre sono stato da rispetto con lui, continuo così, non è che adesso devo cambiare. Il Napoli è impostato giusto oggi per questa partita con la Sampdoria, sempre un po' guardingo con questo contropiede. Ma l'Inter, abbiamo imparato dall'Inter. Ciao. Ciao. Il Napoli nella ripresa, come dice lo stesso Maradona, gioca a fare l'Inter e la Sampdoria non riesce, pur premendo, a forare la difesa avversaria. Ci prova Bonomi, entrato al posto di Carboni, ma il suo tiro, rafforzato dal vento, passa a poca distanza da Vialli. Non c'è niente da fare, non si passa. La Samp pensa ancora alla beffa dell'anno scorso, del gol di Maradona all'ultimo minuto, e sul finire non alimenta più l'attacco, accontentandosi così del pareggio. E intanto Diego, sempre più interessito dal freddo, abbandona il posto in tribuna 10 minuti dalla fine. Ma io me ne vado perché sono molto nervoso, veramente, perché ha fischiato due o tre falli che non c'erano, per quello me ne vado. Non sei nervoso solamente per la partita o per cose due personali? No, sono nervoso per la partita, cose personali no. Il compleanno di Claudia anche oggi, però adesso non mi ricordo. Senti, hai parlato con Ferlaino? No, non c'è nulla da parlare di dire. No, anche perché ho saltato solo una partita e tutti non credono perché ho giocato sempre, però già dopo di questo, guarda, vado in campo anche con la schiena rotta, vado in campo perché no, è meglio soffrire dentro che soffrire fuori. Vuole stare anche con la schiena a pezzi ormai, anche senza una gamba ti vedremo. Adesso voglio soffrire dentro, ho capito che non posso essere fuori. Vabbè, ciao. Ciao, ciao. È andato via Maradona con il cuore gonfio, la voglia di giocare, dice ho sofferto molto stare in tribuna, cioè la prossima volta giocherà anche senza una gamba. Ma lui di solito gioca in condizioni non ha giocato spesso in condizioni non buone. Adesso proprio non era più possibile giocare, tant'è vero che se l'hanno fermato e mi sembra giusto così. Ecco, Bianchi si può dire che esce, non dico vincitore, ma esce con un piede fermo su questa vicenda nei confronti di Maradona? Ma ecco, qua ci sono degli equivoci notevoli. Liberiamoli. Qua non ci sono né vinti né vincitori, non ci sono né guerre, né... ognuno di noi fa la propria professione e tenta di farla nel miglior modo possibile. E questo è solo lì, perché se io dovessi far guerra contro non solo Maradona, ma contro qualsiasi altro giocatore, dovrei cambiare mestiere. Secondo tempo questo Bonomi passa, palla così, nessuno mette in gamba. Boscov, buonasera. Senta, allora, questo 0-0 è un'occasione perduta per la Sampdoria nell'inseguimento all'Inter oppure no? Penso di sì. Abbiamo perso una bella occasione per vincere due punti. Penso abbiamo giocato molto bene. Per me meglio primo che secondo tempo. Anche primo tempo abbiamo giocato contro vento. In primo tempo abbiamo avuto 3-4 palle gol chiare, però loro hanno avuto un momento grande Giuliano e altra volta anche noi abbiamo sbagliato. Però in tutto penso
Sampdoria ha giocato oggi un calcio sfortunato, perché dopo tanto tempo di un dominio chiaro nessuno poteva dire Sampdoria non meritava vincere, però quando palla non entra, non entra.